guardate questi film se non volete andare in terapia. He will strike her until her flesh is rent and meat and blood flow equal. I will kill every in my sight. Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una top 10 di 10 film davvero troppo traumatizzanti per vederli più di una volta. I'm gonna be on television. Whack. Vedremo film sconvolgenti dal punto di vista emozionale basandoci su alcuni punti della trama. No! 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 E non perché siano particolarmente orrendi o gore. Sì, sto parlando con te, Human Centipede. E proprio perché parleremo di punti della trama di film piuttosto famosi, vi avverto pacatamente con un bel avvertimento spoiler. Numero 10. La passione di Cristo. Bram lehewe, reshamon, ravu baish. La passione di Cristo, film in cui Mel Gibson fa di tutto per farci star male una scena dopo l'altra. Un film appunto sulle ultime ore della vita di Gesù Cristo e sulla violenza che lo colpì. Guardarlo a stomaco pieno potrebbe non essere la migliore delle idee, perché il vecchio Mel prende sul serio la missione di rendere giustizia alla storia. È pieno di una serie di atrocità assolutamente impareggiabili, solo per cuori forti. Offerte! Peter! Numero 9. I segreti di Brokeback Mountain. Jack Twist. Ennis. Your folks, you stop it, Ennis? Delmore. Una storia di cuori spezzati, cowboy omosessuali e ancora cuori spezzati. Divertente, vero? Beh, la gente di solito guarda questo film soprattutto per la presenza di Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, per poi 134 minuti dopo rimanere con poche parole e molte lacrime. We could have had a good life together. F***ing real good life. Had us a place of our own. But you didn't want it, Ennis. So what we got now is Brokeback Mountain. La storia d'amore tra i due cowboy è quanto di più melodrammatico ci possa essere, però rende l'idea, è davvero struggente, sinceramente. I wish I knew how to quit you. Bel film, però ragazzi, visto una volta, solo un pazzo in cerca di depressione lo riguarderebbe. Numero 8, The Mist. Where's it, Daddy? Mist? Sconvolgente soprattutto per un punto, il celeberrimo finale molto tragico, tantissimo comico. Basato sul racconto di Mr. King del 1980, La Nebbia, il film ha per protagonista una nebbia, un'orribile nebbia, dalla quale escono mostri di ogni genere. You told me assholes, you got that kid killed, and I got a fucking blood on me! Mentre i nostri eroi si rifugiano in un supermercato pieno di pazzi scatenati, la tensione è alle stelle tutto il tempo, per poi arrivare a un finale, come dicevo prima, un attimino deprimente. I say we drive south as far as the fuel takes us and try to get clear of this mist. Guardarlo una seconda volta fa male all'anima, la senti proprio che si incrina. Numero 7. Dancer in the Dark. I'm going blind. Una cantante islandese, Björk, una leggenda della musica elettronica e Lars von Trier, per un dramma musical dai toni piuttosto sommessi e deprimenti, a meno che non troviate divertente una storia di persecuzione di un'immigrata. Con la sua performance nei panni di una donna della Repubblica Ceca con un segreto, Björk ci ha vinto il premio a Cannes per la miglior attrice. E la voce dell'altro mondo di questa ragazza assume tutto un altro significato nel finale strappalacrime. Ma dopotutto parliamo di un'opera di Lars von Depressoner, o ogni suo film è un attentato alla nostra felicità. Numero 6. Il miglio verde. Take my hand, boss. You see for yourself. Un film sul braccio della morte, di sicuro non partiamo bene. Frank Darabont per la seconda volta nella top 10 con un film su un passato doloroso e che non se ne vuole proprio andare di una guardia carceraria. Don't put that thing on my face. Don't put me in the dark. Narrata attraverso dei flashback, la storia di Paul Edgecombe racconta la sua esperienza con un enorme prigioniero, John Coffey, che aveva l'abilità di guarire persone e animali. There's lots of folks here. Hate me. Lots. E ne
nei minuti finali del film ci si ritrova a contemplare con le lacrime agli occhi cosa significhi essere un povero vecchio mezzo immortale pieno di rimorsi per il passato. I was 44 the year that John Coffey walked the Green Mile. Ma almeno il piccolo topolino Mr. Jingles sopravvive. Numero 5, Irreversible. Le temps détruit tout. Raccontato in 13 scene mostrate in ordine cronologico inverso, il film contiene alcune delle immagini più inquietanti mai viste in un film del genere. Ma vabbè, ci sono Monica Bellucci e Vincent Cassel. Tanto deprimente non potrà essere, vero? Sì, può. Pardon, monsieur, vous allez où là? Un mec qui s'appelle Tegna ici. C'est pas mon problème, monsieur. Faut payer. Y'a pas de problème, je paye, je paye, je paye. Allez-y. Il grande recensore Roger Ebert, considerate, disse del film: è così crudele da essere quasi inguardabile. Un paio di tipi vogliono vendicare Monica Bellucci dopo che questa è stata violentata. E beh, la vendetta alla fine si scaglia su qualcuno, in effetti. Irreversibile, guardarlo una volta è umano, vederlo una seconda è diabolico. Numero 4, Blue Valentine. In my experience, the prettier a girl is, the more nut she is. Ehi ragazzi e ragazze, guardate il mio film di 112 minuti che vi convinceranno che è meglio rimanere single. Which makes you insane. Probably nutty cuckoo crazy. Con due attoroni di oggi, Ryan Gosling e Michelle Williams, Blue Valentine gode nel raccontare la storia proprio di merda di questa allegra coppietta. This is the dream. I drammi romantici, visto, a volte hanno anche scene per risollevare gli animi, no? Questo non ci pensa neanche. Pensa solo a distruggere la vostra opinione della vita di coppia. You can call me stupid. I'm so out of love with you. I've got nothing left for you. Nothing. Nothing. Non fatevi fregare dal titolo. Non guardatelo a San Valentino con il vostro compagno. Do you know I give you this ring? As a symbol? As a symbol? Of my solemn vow. Of my solemn vow. Numero 3, Requiem for a Dream. You alright? Yeah, lost a bad dream. Raggiungiamo con la terza posizione bassezze di depressione davvero audaci. When did you start taking the pills? The summer. I personaggi di Requiem for a Dream, in qualche modo, partono da situazioni brutte e riescono volendo a trovare il modo di peggiorarle, sprofondando in infinite droghe, psicosi e giri di prostituzione. E chi c'è dietro a questa follia? Ovviamente il caro Darren Aronofsky, maestro nel metterci a disagio ogni volta che gli diamo i soldi per vedere un suo film. I don't think he'll be putting any more dope in that arm. Comunque, filmone intenso e indubbiamente notevole, ma riguardabile è, insomma. One. Numero 2, 12 anni schiavo. May we trouble you for a moment of your time to converse, sir? Anche qui, a partire dal titolo, non è che ci si aspetti una commedia leggera tutta risate e cazzate. Anzi. I will not fall into despair. I will offer up my talents to Master Ford. I will keep myself hardy till freedom is opportune. Basato sul diario di memorie di Solomon Northup, il terrificante 12 anni schiavo racconta il viaggio di uno schiavo nero nel giro del mercato della schiavitù. Oh, eggs. And my life. Il messaggio, c'è poco da dire, è importante e arriva bello diretto, riflettendo sulla storia oscura della condizione dei neri in America. Ma certo, alcune scene sono terribili. Quasi al limite dell'inguardabile, ma vanno guardate, perché raccontano una storia molto vera. Prima di svelare la numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. There is another who has the joy of having a live rat sewed up in her vagina. Yes, 911. Hello, I'm buried. You have to help me. I can't breathe. Sir? I'm buried in a coffin. Please help. Like, I think it's slowly opening up now. People's minds, like, educating and AIDS and, I want to see you. You, my angel. I'm right here. Just like women need to be left alone sometimes. That's why I tell Hoppo, I hear fussing cousin all the time, leave me alone. Ain't you gonna get it for me? Is there something the matter with you?
Numero 1, Schindler's List. Un gran filmone su una storia da non dimenticare, la persecuzione degli ebrei, e un pezzo essenziale della storia del cinema, uno dei più grandi sulla Seconda Guerra Mondiale, di pari passo al già straziante Il Pianista. Il film di Steven Spielberg mette in risalto l'impegno di Oskar Schindler, che salvò più di 1000 ebrei a quanto pare, dandogli un onesto lavoro. I hear your name goes on a list and they put you on trucks. No, that's not true. Ovviamente è basato su una storia vera e tra l'altro Liam Neeson è un grandissimo nella parte. Anche qui però bellissimo, ma duro, davvero duro da guardare una seconda volta. D'accordo con la lista? Quali altri film strazianti di questo genere conoscete? Per altre cinematografiche top 10 pubblicate ogni settimana, iscrivetevi a WatchMojo Italia. I'm not contradicting you, but may we re-examine one asset I noted that seemed to me to look especially pleasing.